sociale. Allora, vi spiego. Ci sono 250 milioni di euro. Possiamo dire? No, se però gli ospedali sono 5. Se tu ti fai conto del costo dell'ospedale a posto esce fuori che il costo di costante consumo la scuola costa 65 milioni. Ora se si consideri che con la somma allora ci metterebbero sui 40 milioni. Ci mancherebbe sui 40 ci mancherebbero dai 15 ai 20 milioni. Allora com'è che si può risolvere questa trasparenza del direttore generale? Ci facciamo, buttiamo giusto dai non lo scriviamo, credo che sia, però può essere una soluzione. E se ci abbiamo la garanzia che può fatemi vedere quanto va. Chi se lo compra un'area adibita a servizi sanitari? Chi lo dice al comune? Forse fosco. Noi ce la possiamo comprare. Allora, io credo che alla fine anche con questo escamotaggio difficilmente lui riesca a consanzare l'intera città. Ci vorrà un altro intervento di progetto che poi sarebbe quello secondo me che risolverebbe tutto. Quindi il pagaggio prima tu ti metti qua, fai questo, la cucina, ci metti in servizio, c'è direzionale, mettici quello che ti pare, mi aiuti a fare questo progetto e quella credo che sia la soluzione. E credo che sia anche più rapido, perché ricordate che noi abbiamo fatto un nuovo regolamento per i beni complessi, che ci permette in tempi rapidi di fare le scelte. Io ho capito però l'imprenditore che ti caccia 20 milioni in così sul lungo. Si chiama Rubeo. La gente sta già cacciata a piastra. Non l'avete informato che andiamo a Allora, poi questa cosa che diceva non avevo replica, perciò non potevo dire. Tante cose si può andare con le delegazioni, però se vai con la delegazione poi diventa una cosa ufficiale. Devi riesci anche a guaiarsi a te. Per l'amor di Dio, ma infatti io ieri ho fatto il conto così, non è che l'ho fatto due mesi fa. Io li voglio coinvolgere, però quando devi andare lì, è me che ci fa, capisci a me, cioè certe volte è me che stai solo, che stai.